prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli, perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Parola del Signore. Prima di riprendere le domeniche dell'anno liturgico ordinario, del tempo ordinario, quelle che chiamiamo le domeniche durante l'anno, la liturgia ci propone oggi un mistero che è tra i più commoventi della nostra fede, il mistero del corpo e sangue di Gesù presente nella Santissima Eucaristia sotto l'aspetto del pane, quasi a ricordarci che la nostra vita sulla terra, essendo un viaggio, un pellegrinaggio, siamo in cammino verso Dio. Durante questo cammino, lungo questo viaggio, ciò che ci sostiene, il pane che ci dà forza, che alimenta la nostra anima, è Lui, Gesù, fatto cibo per noi. Non un cibo qualsiasi, perché ci dà come cibo il suo corpo sacrificato per noi. È un mistero, ripeto, dolcissimo, che ci tocca intimamente, perché è il mistero dell'amore di Cristo per noi. Non vi lascerò soli, non vi lascerò orfani, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E il Signore ha trovato il modo di restare con noi personalmente. Noi cerchiamo di restare accanto alle persone che amiamo attraverso cose che ci sono appartenute, cose care. Quanti di noi conservano nella propria casa ricordi dei genitori, ricordi delle persone care che l'hanno preceduto? Quasi voler trattenere con noi quelle persone attraverso le cose che gli sono appartenute. Ebbene, noi non possiamo fare nulla di più di questo. Lasciare qualche cosa che ci è appartenuto, qualche cosa di caro, i nostri libri, magari le nostre fotografie o i nostri indumenti. Noi andiamo nei musei per vedere l'abbigliamento di personaggi importanti, di re e regine di questo mondo, oppure appunto abbiamo ciascuno di noi nelle nostre case album di ricordi attraverso i quali cerchiamo di trattenere con noi le persone che abbiamo amato. Ma Gesù non ci ha lasciato qualche cosa di se stesso. Ha lasciato se stesso con la sua umanità santissima, col suo corpo, col suo sangue, con la sua anima, con la sua divinità. Gesù, figlio di Dio fatto uomo, è restato in mezzo a noi, pur dovendo lasciarci visibilmente, perché nella ascensione è tornato al Padre, e doveva essere così perché ci ha inviato lo Spirito Santo come dono. Ma ha trovato anche il modo di restare in mezzo a noi, in modo tale da raggiungere ogni uomo fino alla fine dei tempi. Fratelli miei, questo mistero dell'Eucarestia, questo tabernacolo che è in mezzo a noi, dove Cristo abita misteriosamente ma realmente, è Gesù stesso che ci ha raggiunti a 2000 anni di distanza, a migliaia di chilometri da noi,
ha trovato il modo di arrivare fino a noi, oggi, adesso, questa sera, qui sull'altare. Ecco fin dove arriva l'amore, ecco fin dove arriva la potenza dell'amore. Perché l'Eucarestia è frutto della onnipotenza di Dio, è frutto dell'amore immenso di Cristo per noi. Ci rendiamo conto, fratelli miei, di questo? Pensiamo noi che Cristo abita in mezzo alle nostre case, a pochi metri da dove lavoriamo ogni giorno, da dove abitiamo, in mezzo alle nostre strade, alle nostre piazze, ai nostri uffici? Il Signore è rimasto in mezzo a noi per essere compagno di viaggio, fortezza, nutrimento della nostra anima. Non c'è niente che possa essere così intimo come è Cristo nell'Eucarestia. Ha voluto restare sotto forma di cibo, sotto forma di pane, che non è più pane perché è misteriosamente ma realmente il suo corpo sacrificato per noi. Ha voluto essere pane perché il cibo è ciò che diventa più intimo nella nostra vita. I biologi parlano di assimilazione delle sostanze, quel fenomeno per cui una sostanza che è estranea al nostro organismo diventa sostanza propria del nostro organismo. Si identifica, quel pane che io mangio diventa talmente mio che posso dire è la mia carne, è diventato me stesso. Ebbene, Cristo ha voluto essere presente in mezzo a noi come sotto le specie, le apparenze del pane, in modo da diventare così intimo alla nostra anima da poter dire io sono un altro Cristo. Nella comunione diventiamo così intimi a Gesù che ognuno di noi può dire sono un altro Gesù. Talmente veniamo assimilati a Lui nell'Eucaristia. Vi rendete conto, fratelli miei, di questo miracolo, di questo mistero così grande? Possiamo noi lasciarci dominare dalla routine? Possiamo noi lasciarci dominare dall'abitudine? Quando veniamo a partecipare all'Eucarestia, possiamo noi pensare che veniamo a compiere un gesto ormai abituale? Non è possibile, fratelli miei, quando partiamo da casa per venire a partecipare all'Eucarestia, noi dobbiamo ravvivare la nostra fede, dobbiamo muovere il nostro cuore, perché l'abitudine è la tomba della vera devozione, la tomba dell'amore, anche nelle cose umane. Quando tra di voi, nelle vostre famiglie, l'amore umano diventa abitudine, o meglio diventa abitudinario, e va a rischio di spegnersi. Così è la nostra fede. E la Chiesa oggi ci invita a ravvivarla, la nostra fede. Quella fede che ci fa credere in questo mistero. È il mistero che nel suo triplice aspetto ci viene ricordato proprio dalle parole di Gesù. Fra poco il sacerdote, che diventa un altro Cristo, sull'altare ripeterà le parole e i gesti del Signore. Prenderà il pane e dirà: prendete e mangiate, questo è il mio corpo sacrificato per voi. In queste parole di Gesù c'è tutto il triplice aspetto del mistero eucaristico. Quello fondamentale: questo è il mio corpo. Questo che voi vedete, non questo pane, questa cosa che vedete, che vi sembra pane, è il mio corpo. E qui c'è il primo aspetto dell'Eucarestia, la presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. Non un simbolo, non un segno della sua presenza, ma la sua presenza reale col suo corpo, col suo sangue,
con la sua anima, con la sua divinità. Io non ve lo so spiegare, fratelli miei, e nessuno al mondo potrà spiegarci in che modo Cristo riesce ad essere realmente, anche se misteriosamente, presente. Sono i miracoli dell'amore questi. E Dio può tutto. E può rendersi presente sotto le apparenze del pane. Questo è il mio corpo. Questo che vi sembra pane è il mio corpo. Questo mistero della presenza reale di Gesù ci deve invitare ad adorarlo. Ecco perché la liturgia ci invita continuamente ad essere in adorazione davanti al mistero eucaristico. Adoro te, devote latens deitas, quae subis figuris vere latitas. Ti adoro profondamente, o divinità nascosta, ma che sei realmente presente in questo mistero. E segue tutto quell'inno che è un capolavoro di fede, un capolavoro di tenerezza e di amore di questa mente di Tommaso d'Aquino, tutto cervello sembrerebbe, e che in questa liturgia rivela delle espressioni tenerissime dell'amore. Ti adoro profondamente, o divinità nascosta, che realmente sei presente in mezzo a noi, la fede e l'adorazione del mistero eucaristico. Questo è il mio corpo, prendete e mangiate. È l'aspetto della comunione. Questo è il mio corpo sacrificato, è l'altro aspetto dell'Eucaristia. Non è un corpo qualsiasi. Non è il corpo di Cristo morto. Fratelli miei, sono arrivati a noi personaggi dell'antichità mummificati. Vengono scoperte mummie in Egitto che hanno 5.000 anni. Ma il corpo di Gesù non è arrivato a noi mummificato. Il corpo di Gesù è quello vivo, immolato sulla croce, quello che è diventato il luogo della nostra pace, il luogo della nostra riconciliazione con Dio. È l'umanità santissima di Gesù immolata sulla croce. Ed ecco allora l'aspetto sacrificale dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacrificio di Gesù sulla croce che si rende presente in mezzo a noi sull'altare. La presenza reale di Cristo e la presenza sacrificale di Cristo. Ecco perché noi, la Chiesa ci invita a partecipare all'Eucaristia, e senza l'Eucaristia non c'è vita cristiana, non c'è Chiesa senza l'Eucaristia, perché il nostro incontro con Cristo è l'incontro col suo sacrificio sulla croce. Gesù non ripete il suo sacrificio, si è sacrificato una volta per sempre. È l'unico sacrificio di Gesù sulla croce, ma quel sacrificio non è chiuso nel tempo, non è ingabbiato dalle nostre categorie di tempo e di spazio. Il sacrificio di Gesù invade il tempo, riempie la storia, arriva a tutti noi, e nella Santa Messa noi tocchiamo il sacrificio di Cristo, lo raggiungiamo, entriamo in quel gesto di Gesù che lo ha portato a immolare se stesso sulla croce. Prendete, questo è il mio corpo sacrificato per voi. È la presenza dell'umanità di Cristo coi segni della sua passione, anche se è un corpo glorificato, perché quel corpo immolato sulla croce è risorto, è vivo ed è alla presenza del Padre. È entrato nella gloria, però è entrato con i segni della sua passione, è entrato col gesto sacrificale di chi una volta per sempre si è offerto per noi. E poi quelle altre parole, prendete e mangiate, è la comunione, il terzo aspetto dell'Eucaristia. È rimasto in mezzo a noi
nel suo aspetto sacrificale, ma per diventare cibo, per diventare forza, per diventare vita nostra. Io sono la via, la verità e la vita. Chi mangia me vivrà di me. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. La mia carne è veramente cibo. E lo sappiamo bene, fratelli miei, lo scandalo delle folle e dei giudei che hanno interpretato queste parole come un insulto alla loro intelligenza, quando era invece l'espressione del dono di Cristo. E Gesù non ha fermato la gente, aspettate che vi spiego. Ha lasciato che capissero così, che si doveva mangiare la sua carne e bere il suo sangue, perché in questo modo realizziamo la più profonda intimità con Dio. Ecco, fratelli miei, queste parole che ascoltate ogni volta che venite alla messa, ogni volta che partecipate all'Eucaristia, queste parole vi ricordano la pienezza del mistero eucaristico, questo mistero nella sua triplice dimensione. Questo è il mio corpo, la presenza reale di Gesù che ci porta ad adorare il Signore nell'Eucaristia. Il mio corpo sacrificato per voi che ci porta a incontrare il sacrificio di Cristo che è sorgente della nostra salvezza. E prendete e mangiate l'intimità con Lui che realizziamo nella comunione. Ci pensate voi ogni volta che sentite queste parole? Ogni volta che siete presenti in chiesa, certo, il momento della consacrazione di solito è il momento del maggior silenzio, del maggior raccoglimento. Ma dentro di voi ci pensate a quello che si sta realizzando, a quello che sta accadendo attraverso quelle parole? Prendete e mangiate, questo è il mio corpo sacrificato per voi. Queste sono le parole di Gesù. Parola di Cristo, parola di Dio, parola di verità. Ecco perché subito dopo il sacerdote aggiunge mistero della fede. E voi rispondete, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Tutto il mistero di Cristo viene proclamato e rivissuto nel mistero eucaristico. L'Eucaristia è la sintesi di tutto il mistero di Cristo. Bene, fratelli miei, allora siamo qui per ascoltare questa voce della Chiesa che ci invita a ravvivare la nostra fede. Ravviviamo ogni volta questo incontro col Signore attraverso la fede e l'amore. Quando il Catechismo ci dice per fare una buona comunione occorre essere in grazia di Dio, e sapere e pensare che si va a ricevere, essere in grazia di Dio, ovviamente, perché il peccato quando uccide l'anima impedisce la comunione con Cristo che è la vita. Ed è orribile, fratelli miei, unire colui che è la vita ed è fonte di vita con un cadavere. Perché quando noi siamo nella colpa grave, quando abbiamo perduto la grazia, noi siamo dei cadaveri interiormente. E quindi certo, occorre essere in grazia di Dio, ma poi quel pensare e riflettere a chi si va a ricevere, che vuol dire l'umiltà, vuol dire la fede, vuol dire l'amore che devono muovere il nostro cuore e i nostri passi quando ci avviciniamo all'altare. Fratelli miei, diciamo al Signore grazie, Signore, di questo dono, grazie di essere rimasto in mezzo a noi col tuo corpo sacrificato che hai voluto essere cibo per la nostra stanchezza, medicina per le nostre ferite, perché la comunione, fratelli miei, non è un premio per chi è stato buono. La comunione è medicina per chi è debole, è forza per chi è malato. Diciamolo al Signore, grazie di essere rimasto con noi, di essere nostro cibo e nostra medicina, nostra forza, e un giorno sarai la nostra gioia per sempre.